tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Siamo ormai in pieno clima natalizio e abbiamo voluto confrontarci con le tradizioni del Natale e delle feste, chiedendo ai nostri compaesani come trascorrono i momenti più salienti di questo periodo. Innanzitutto l'8 dicembre, lo passerà a casa ad addobbare, in giro ad acquistare regali o sarà già in vacanza? Sì, passa a casa ad addobbare coi bambini e coi parenti, perché comprare adesso è un lusso e le vacanze ancora di più, quindi quest'anno no, gli anni scorsi ce lo si poteva permettere, adesso no. E per quanto riguarda gli addobbi, presepe o albero? Albero. Presepe piccolo, perché anche quello costa un bel po', quindi albero più che altro. Poi tu sei più per il cenone del 24 o il pranzo del 25? Il cenone del 24 con l'apertura di un regalo a scelta. Sì, siamo più tradizionali. Ah, quindi si apre il regalo già la sera prima? Certo, la sera prima si apre un regalo, gli altri a Natale. E invece per quanto riguarda Santo Stefano, come lo passi tendenzialmente questa giornata? Passo dalle nonne, dagli zii, dai parenti diciamo di seconda mano, il Natale con i genitori, il marito e le bambine. E invece il Capodanno? Il Capodanno è un bel dilemma, non si va via, quindi si farà una cena con gli amici più che altro. Io in realtà starò lavorando l'8 di dicembre, io lavoro in un negozio di abbigliamento, quindi mi tocca lavorare. L'ho sempre passato in famiglia a preparare albero e presepe. Ah, quindi entrambi? Sì. Noi, io, mamma e fratello, albero, papà, presepe. Ah, quindi proprio organizzati in famiglia? Organizzati, sì. E poi per quanto riguarda invece il cenone e il pranzo, preferite il cenone del 24 o il pranzo del 25? Il pranzo del 25, sì, sempre è stato così, anche con i nonni. La sera prima si va a messa, a mezzanotte, e il giorno di Natale si pranza insieme. E c'è un piatto particolare che mangiate per Natale o ogni anno cambia? No, in realtà c'è il dolce fisso, che poi è il panettone con cremina, o altrimenti si fa fare l'agnello di pasta frolla, queste cose qua, sì. È il dolce, fisso c'è il dolce, poi il resto cambia durante l'anno. E per il 26 come lo passate? Lo passate in famiglia? Ci sono altre tradizioni? In realtà sempre in famiglia, però si è un po' più liberi, quindi se capita di magari poter uscire o andare a farsi un giro, magari è meglio, insomma, si fa rispetto al 25. Anche per smaltire tutte le mangiate? Esattamente, si va a fare la corsetta del 26 per smaltire, sì, esatto. E poi invece a Capodanno che cosa si fa? A Capodanno, se non si lavora fino a tardi, si va a mettere su qualche chiletto in più e il giorno dopo si va a correre per smaltire il chiletto in più. Però si mangia e si festeggia, nei limiti si mangia e si festeggia, sì. Hai già dei piani per quest'anno? No, no, si arriva all'ultimo a decidere, io sono sempre quella dell'ultimo secondo, poi la cosa che mi piace di più ispira, si va. Come reagisci quando ti chiedono che cosa fai a Capodanno? Malissimo. Dico che ansia, nel senso ogni volta c'è questa rincorsa a capire cosa si possa fare il giorno a Capodanno e tutti gli anni dici boh, non lo so, è sempre una cosa decisa all'ultimo, è raro che si riesca a decidere un mese prima, magari ci si pensa ma non si sa bene. Ma penso starò a casa, ma anche senza addobbare, sono solo quindi... Quindi non è una tradizione in questo caso l'addobbo? Ma sì, ci farò qualcosa, ma magari più avanti. Tendenzialmente è più favorevole al presepe o all'albero di Natale? Presepe. Rispecchia di più le tradizioni cristiane. Per quanto riguarda poi quello che avviene il 24 e il 25, è più per il cenone del 24, il pranzo di Natale o entrambi? Il pranzo di Natale.